Umanità di devoti ai due ventri che cercano soltanto di soddisfare i due ventri, che altro non sono che i due primi chakra, per cui questo enorme appetito insaziabile ha creato le megalopoli in cui palazzi sempre più alti, grattacieli, perché si vuole sempre di più, perché si vuole ostentare il potere della pancia, perché l'uomo di pancia, uomo di panza e uomo nella stanza. L'uomo di panza è l'uomo che rimane solo nella stanza, che non ha veri amici, non ha nessun vero amico se non la sua panza. E perciò, anche se ha amici, ha amici che a loro volta cercano la panza, e prima o poi, come i piranha, si mangiano a vicenda finché non ne rimane solo uno nella stanza, appunto. Gnam, 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 la donna mia, la donna tua, l'uomo mio, l'uomo tuo. No, è mio, no, non è tuo. È mio, soltanto mio, deve essere mio e neanche mio. Perché poi chi vuole, poi gli sfugge. È una legge. Chi non, chi ha, non dà. E quindi nel non dare perde. E così la civiltà dei due ventri è destinata a perdere proprio perché vuole avere. E niente, questi sono i devoti dei due ventri. I ventri, i ventri.